Ciao ragazzuoli e bentornati sul mio canale. Oggi un bellissimo effetto, un sandwich. Che cos'è un sandwich? Ritrovare la carta scelta dallo spettatore tra due carte che possono essere i due jolly, due assi, due K, quello che vogliamo. Vediamo subito la performance. Eccoci con la performance. Per questo effetto, ragazzi, un mazzo di carte regolare e vado ad utilizzare i due joker che lascio qui sul tavolo. Vado a tagliare un po' il mazzo di carte e vado a selezionare una carta. Sì, ad esempio questa, il 3 di cuori. 3 di cuori, ragazzi, che prendo e metto al posto dei due joker. Adesso taglio più o meno metà mazzo, passo il primo joker e metto l'altro joker in questo modo. Vado a chiudere il tutto. Basta prendere la carta selezionata, lanciarla all'interno del mazzo e stendiamo le carte, vediamo che all'interno dei due Joker c'è una carta ed è proprio la carta dello spettatore. Vediamo il tutorial. Allora, ragazzuoli, eccoci al tutorial. Per questo effetto utilizzeremo due carte. In questo caso ho utilizzato i due Joker. Prendiamo i due Joker e li mettiamo sul tavolo. Adesso, ragazzi, andiamo a tagliare il mazzo di carte e scorriamo le carte con il pollice. A questo punto, ragazzi, ci faremo dire stop in un qualsiasi punto. Mettiamo il caso ci dica stop qui. Cosa facciamo? Con l'indice alziamo questa parte di mazzo dove ci ferma lo spettatore e adesso con il pollice, ragazzi, vedete, facciamo scorrere una, due carte. Vedete? A questo punto, ragazzi, afferriamo le due carte con il medio in questo modo e le tiriamo fuori spostandole in questo modo. Quindi mettendo le due carte in questa posizione. Adesso tramite indice e pollice afferriamo le due carte in questo modo, le tratteniamo con il pollice dell'altra mano, vedete qui ho due carte, ma creiamo l'illusione di appunto prendere una sola carta. Adesso ragazzi prendiamo le due carte, le giriamo, a questo punto ragazzi togliamo i due joker dal tavolo e mettiamo la prima carta, che ovviamente non è la carta selezionata dallo spettatore, ma creiamo l'illusione di appoggiare la carta selezionata da lui. A questo punto, ragazzi, mettiamo i due joker sopra al mazzo, con il pollice tagliamo più o meno metà mazzo e passiamo il primo joker e lasciamo il mazzetto sul tavolo. A questo punto, ragazzi, non ci resta che prendere due carte, vedete? Quindi il Joker e la carta selezionata dallo spettatore, appoggiamo sopra all'altro Joker, chiudiamo il tutto in questo modo. A questo punto, ragazzi, basta scorrere le carte in questo modo e lanciare all'interno la carta. Dopodiché stendiamo il mazzo e facciamo vedere allo spettatore che tra i due Joker c'è appunto una carta ed è quella selezionata da lui. Beh ragazzi, spero che il video vi piaccia. Se sì, lasciate un like, commentate, condividete e noi ci vediamo in un prossimo tutorial. Ciao!